3 aprile 2020, ben ritrovati con l'informazione quotidiana di Città di Ariano, TG Web, io resto a casa. Covid-19, il bilancio al 2 aprile, 329 positivi, 31 deceduti e 5 guariti. Questa è la situazione attuale nella provincia di Avellino, 125 casi positivi, di cui 15 ad Ariano solo nella giornata di ieri, il dato più alto registrato finora e che preoccupa non poco. A questo si aggiunge il triste elenco delle vittime, 12 in totale in città, le ultime due nella giornata di ieri, un anziano del centro Minerva e l'ex assessore provinciale Franco Loconte. Ariano piange Franco Loconte, non ce l'ha fatta, il politico molto conosciuto e stimato ad Ariano Irpino. Ha combattuto la sua battaglia contro il Covid-19 per circa 15 giorni nell'ospedale del Tricolle, dove era ricoverato nel reparto di rianimazione. Ma purtroppo il virus l'ha stroncato all'età di 68 anni. La scomparsa di Franco ha gettato nello sconforto una comunità già stordita e addolorata. Ariano Maraia annuncia l'arrivo di medici ed infermieri. Ho chiesto l'immediato invio di infermieri e medici per attivare nuovi posti letto ad Ariano in seguito allo scoppio del secondo focolaio presso la RSA Minerva, ha annunciato. Ed infatti sono arrivati 13 infermieri presso il Frangipane. L'onorevole Generoso Maraia ha ringraziato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e il direttor Giulivo della Regione Campania per aver dato seguito alle sue richieste. Spero, ha detto, che venga accolta anche la mia richiesta di dividere l'ala Covid dell'ospedale da quella che ospita i reparti di oncologia e nefrologia. La prossima sfida sarà garantire i tamponi a tutti gli asintomatici entrati in contatto con soggetti positivi e organizzare una corretta assistenza domiciliare finalizzata alla diminuzione dei ricoveri. Sono tanti i tasselli che in questa dura battaglia bisogna incastrare alla perfezione se si vuole uscire in tempi rapidi ed in sicurezza da questa emergenza. Ariano, gamba corta, troppa improvvisazione. Franco Loconte è stato in ospedale 4-5 giorni senza avere il tampone e senza sapere quali cure fargli, se applicare o meno il protocollo del Pascale. La situazione è critica e lontana dalla conclusione. C'è grande improvvisazione e non si registrano miglioramenti. Queste le parole di Domenico Gambacorta, ex sindaco di Ariano, nel pomeriggio di ieri. Flumeri, lite con accoltellato. Durante una lite in famiglia, da quanto si apprende da una prima ricostruzione, un ragazzo avrebbe accoltellato il fratello più grande. Il tutto è accaduto nella serata di ieri. Sul posto i carabinieri di Ariano e della compagnia di Flumeri che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. L'uomo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in ambulanza al Sant'Ottone Frangipane di Ariano. Anche per oggi questa era l'ultima notizia in aggiornamento. Vi ricordo che potete seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito www.cittadiariano.it. Grazie per averci seguito e vi do appuntamento all'edizione di lunedì.